Buon pomeriggio a tutti. Oggi riprendiamo le fila di un discorso che purtroppo abbiamo dovuto interrompere per questioni tecniche, la volta scorsa, la domenica scorsa. Quindi eccezionalmente questo video va in onda in diretta oggi, 23 agosto, anziché domenica scorsa quando è stato insomma frammentato in più video. Oggi quindi parliamo del nostro abecedario filosofico della parola solidarietà. La parola solidarietà qui chiaramente la vogliamo utilizzare in senso non solo filosofico ma anche in senso antropologico, quindi cercando di capire come questo lemma nel corso dei millenni, dei secoli, ha cominciato ad assumere dei significati via via differenti. Pensiamo che la parola solidarietà, per esempio, nasce nel contesto giuridico e quindi significa essere obbligati in solido rispetto appunto a un debitore, o meglio un creditore, quindi onorare con le proprie sostanze, con il proprio patrimonio, le obbligazioni assunte con un creditore. Questa parola poi nel corso del tempo ha assunto un significato che è quello che oggi noi le attribuiamo, e che soprattutto si fa risalire al secondo 800, in particolare al 1854, quando con la terza internazionale si cominciò a parlare di solidarietà tra, potremmo dire, svantaggiati di tutto il mondo. Quindi si stava preparando quel concetto di unione e di appunto collaborativa, solidaristica, lotta di classe, che appunto partiva dalla consapevolezza che, benché spazialmente, geograficamente molto distanti, gli operai, i proletari, i contadini, i lavoratori, quindi gli ultimi, gli oppressi, erano assimilati da spesso identiche condizioni di lavoro, quindi da sfruttamento, quindi da violenza, da alienazione, come dirà in quegli stessi anni Marx, e quindi da fenomeni che esigevano, per poter essere contrastati e combattuti, un'anime volontà di riscatto e quindi in un certo senso anche una solidarietà, una fratellanza. Qualcosa di analogo si era avuto anche, e lo ricordiamo, durante gli anni della Rivoluzione francese, quando appunto il concetto di eguaglianza si era sposato con quello di libertà e anche con quello di fraternità, quindi un affratellamento, una fratellanza che faceva ricorso a un riconoscere a ciascun individuo i medesimi diritti e i medesimi doveri. Questo chiaramente e insomma il concetto di solidarietà che permea soprattutto la storia recente, la storia degli ultimi secoli, l'età moderna, e che quindi si va discostando dal concetto di solidarietà solo legata a rapporti tecnici, a rapporti giuridici, come era in origine. La riflessione intorno al tema della solidarietà oggi nel nostro abecedario filosofico si fa urgente, a mio avviso, perché la parola solidarietà deve essere recuperata alla sua radice e quindi non a quella etichetta di buonismo spesso sterile, spesso vuoto, spesso fatto in maniera un po' così di facciata, con superficialità, ma si deve sposare a quel concetto chiave che abbiamo già affrontato precedentemente, cioè a quello della empatia, che appunto ci ha consentito probabilmente di affrontare meglio le sfide dell'evoluzione, le sfide quindi anche dell'organizzazione sociale. A questo proposito possiamo fare riferimento quindi, diciamo, a due linee di pensiero in un certo senso. Una più pessimistica, legata cioè all'idea dell'uomo come animale agito da impulsi insopprimibili e quindi da una primitiva istanza di violenza e di prevaricazione, quindi una perenne competizione. Dall'altra parte invece vi sarà una non meno fortunata ed illustre tradizione di autori che invece mettono in evidenza la naturale socievolezza dell'uomo e quindi il suo essere sì spinto dall'egoismo, sì spinto da impulsi arcaici, ma pur sempre un animale sociale. Mi piace qui ricordare, come ho fatto la volta scorsa, ma poi il video si è interrotto, che
Nel 1960 Pierpaolo Pasolini, su impulso dell'amico Vittorio Gassman, che ne avrebbe curato poi la versione teatrale, tradusse la trilogia di Eschilo che va sotto il titolo di Orestiade. In quell'opera, come nella postfazione Pasolini chiarì, il suo intento non fu solo di carattere lessicale, cercare di appunto rinfrescare le già illustri e autorevoli traduzioni che del testo Eschileo si erano date, ma cercare di dare di queste opere invece una visione, se vogliamo, ideologica. E in poche battute Pasolini sottolinea come già in un'opera che risale al 458 avanti Cristo è forte, al di là del pretesto di natura fattuale, potremmo dire, è forte il concetto di contrasto tra nomos e physis, tra norma e natura, che sono proprio, potremmo dire, il vero elemento rivoluzionario, originale dell'opera di Eschilo. Perché nell'opera ovviamente si narra dell'omicidio di Agamennone e del tentativo di vendicarne la morte, operato da Oreste, il quale però poi viene scoperto e viene sottoposto al giudizio degli arconti, quindi dell'assemblea degli anziani. Ma questa, che potremmo dire è il plot dell'opera, serve di pretesto per mettere in evidenza che con Atena, figlia solo di un padre, non di una madre, con Atena appunto si organizza quella che potremmo definire una protodemocrazia, una sorta di laboratorio, cioè una assemblea, che sarà quella che giudicherà appunto Oreste per il suo atto nefando, e nella quale tutti hanno diritto di porre delle domande, tutti hanno diritto di porre delle obiezioni. Siamo nel secolo ovviamente della Grecia periclea, quindi della Grecia che sperimenta una seppur imperfetta, seppur elitaria e ristretta forma di democrazia, ma la cosa importante che emerge da quella riunione è che l'impeto primitivo, e quindi anche la naturale vocazione del figlio di vendicare l'omicidio del padre, non deve essere tacitato definitivamente, ma va invece canalizzato. Ecco, le energie primigenie di Homo sapiens non vanno sopite, non vanno silenziate, ma vanno appunto ricondotte in un alveo che potremmo dire è raziocinante, potremmo dire è il logos dunque. E quindi appartiene a quel tentativo di mitigare la natura umana che troveremo lungo tutta la storia della nostra epopea, potremmo dire, della nostra specie. Dicevamo che quindi sono due fondamentalmente le linee che potremmo seguire e che seguiremo, sia pure in maniera rapida, intorno a questi temi. Una è una linea, diciamo, di pessimismo antropologico, l'altra considera invece l'uomo zoon politikon. Quella del pessimismo antropologico possiamo dire che, per quanto già larvatamente presente nel pensiero eracliteo, emerge soprattutto nelle pagine della Repubblica di Platone. Nella Repubblica di Platone, per quanto pertiene a questa nostra trattazione, troviamo due momenti salienti. Uno è quello che citiamo adesso, e cioè nel terzo libro, il famoso episodio dell'anello di Gige, l'altro lo troveremo in conclusione della Repubblica, alla fine del libro decimo, quando si parlerà di uno dei miti più noti dell'antichità, e cioè del mito di Eros. L'anello di Gige è una storia molto nota, tra l'altro la riprenderà nel primo secolo d.C., negli anni dell'ecletismo, il nostro Cicerone, nel terzo libro, libro conclusivo del De Officiis. È una storia molto semplice. Questo pastore di nome Gige, dopo una sorta di terremoto che ha lasciato aperta una faglia nella crosta terrestre, ne rinviene all'interno della medesima un enorme cavallo in bronzo, cavo, all'interno del quale trova un uomo di proporzioni abnormi. Al dito di quest'uomo di proporzioni abnormi vi è un grande anello in oro.
questo giovane pastore asporta dal dito del malcapitato l'anello, lo indossa e di lì a poco, partecipando a una riunione con gli altri agricoltori, con gli altri pastori, siamo nella Lidia, nella zona della Grecia, molto nota, sperimenterà, dicevamo, Gige, il fatto che ruotando il castone di questo anello in oro, egli assume un potere assoluto, cioè diventa invisibile. Ecco, l'uomo in quel momento si accorge che può compiere i gesti più scellerati e più violenti, restando impunito, perché appunto diventa invisibile. Ne conseguirà appunto lo scatenamento pulsionale e amorale di Gige, il quale senza alcun freno inibitorio, senza alcuna regola, senza alcun nomos, ma appunto mettendo in atto tutto ciò che egli desidera, andrà ad insidiare la regina, andrà ad uccidere il re per prenderne il posto, insomma si macchierà di gesti efferati e di gesti assolutamente esecrandi. Ecco, l'uomo, se non giudicato, fa emergere la propria primitiva, primigenia, insopprimibile violenza. In questo senso il tema verrà ripreso, oltre che da Cicerone, anche nel settimo libro delle Metamorfosi di Ovidio, dove troviamo quel celebre verso nel quale Ovidio appunto ricorda come l'uomo, benché riconosca il bene, è rivolto al male. È una strada tortuosa quella del bene, è molto più semplice la scorciatoia del male, ovvero del cadere nella tentazione. Ebbene, in Ovidio la macchia dell'uomo, il suo essere un essere bifido, si manifesterà in tutta la sua potenza e quindi l'uomo cederà ben volentieri alla natura, all'istinto, rispetto alla regola, al nomos e se vogliamo anche all'esercizio della ragione. Perché? Perché come compiutamente verrà esplicitato da John Dewey nel 1929, ma come già era stato intuito da altri autori, a cominciare già da Aristotele, la parola solidarietà che noi oggi qui cerchiamo di trattare, di sottoporre un po' a una riflessione, attualizzandola, necessariamente si ricollega a un'altra parola importante, che è la parola scelta. E dicevo che John Dewey metterà in evidenza il fatto che la scelta, in termini strettamente logici, è tale quando le alternative sono parallele e sono paragonabili. Aristotele aveva già messo in guardia dal non compiere scelte che non fossero consapevoli. La scelta è sempre un atto intenzionale, la scelta è sempre l'esercizio della ragione. E sappiamo quanto la scelta potesse essere angosciosa lungo la tradizione medievale, sino addirittura quasi ai nostri giorni, perché si arriva all'esistenzialismo con il tema della scelta, che può essere generatrice di pathos, può essere generatrice di incertezza. Pensiamo soltanto all'angoscia esistenziale di un proto-esistenzialista come Schopenhauer e la non meno nota paura, il tremore, il timore e tremore di Kierkegaard, il grande filosofo danese, al quale appunto dobbiamo la sintesi dei tre momenti nei quali si può canalizzare, se vogliamo, l'esistenza umana, la scelta della vita appunto dedita alla nostra primitiva soddisfazione, alla nostra primitivo soddisfacimento e godimento, quella del Don Giovanni di Mozart, quella cioè incarnata da un'esistenza sorda alle altrui esigenze, sorda alla moralità, ma tutta protesa al soddisfacimento egocentrico, puerile, narcisistico, diremmo con parola oggi molto in voga, dei propri bisogni, primariamente dei propri bisogni viscerali, dei propri bisogni materiali, quindi la lussuria, il sesso, un consenso carnale non accompagnato da sentimenti, superficiale, un'accumulazione di beni materiali, tutto ciò che è uno scatenamento pulsionale che in una coazione a ripetere che sa di nevrotico, ovviamente, conduce l'uomo di Kierkegaard ad essere perennemente assetato di novità, perennemente insoddisfatto. Quindi angosciato.
quindi in una sorta di stato paranoide. E non meno facile, non meno serena, o meglio, meno serena, è anche la vita tutta improntata all'ethos, quando questo diventa soltanto abitudine, quando questo diventa soltanto maschera e quindi ruolo e funzione sociale. E mi riferisco, sempre in Kierkegaard, a quella scelta esistenziale che è all'opposto rispetto a quella del Don Giovanni che pensa ai piaceri della carne, in una sorta di edonismo radicale, alla maniera appunto di alcuni presocratici. Appunto, la vita dell'uomo votato all'ethos e all'abitudine è una vita opaca, è un'esistenza tiepida e Kierkegaard stesso la metterà in evidenza come tale. È una vita che anticipa, se vogliamo, nella sua rigida abitudinarietà, nel suo essere orientata alla fedeltà al lavoro, alla fedeltà politica, alla fedeltà matrimoniale, quindi in qualche modo incorniciata entro un rigido schema rassicurante, anticiperà pagine celeberrime della filosofia successiva, e mi riferisco ovviamente alle pagine di Nietzsche, quando egli sottolinea la pochezza dell'ultimo uomo, scritto tutto attaccato, l'uomo appunto borghese, per il quale basta una gioiuccia al mattino, una gioiuccia alla sera, purché vi sia la salute, e anticipa di molto le non meno sapide pagine che troveremo in uno dei più noti romanzi del Novecento, La nausea, in cui Jean-Paul Sartre metterà in evidenza proprio come per la moltitudine, potremmo dire per la maggioranza degli uomini, è sufficiente la superficie levigata, tema questo che troveremo la levigatezza nei miti d'oggi rievocato poi in Roland Barthes, è sufficiente la levigatezza di una vita appunto di superficie che non coglie la complessità, che non coglie la voragine, che non coglie il gorgo vorticoso, potremmo dire anche paludoso, nel quale si è risucchiati, se si coglie la problematicità, se si coglie, dirà Camus, l'assurdo della vita. Ecco, sono diverse le strade che portano con Kierkegaard poi alla scelta, ed una scelta che non è quella dell'ethos, non è quella dell'edonismo, ma è appunto una scelta di stare sul precipizio e vivere appunto la propria solitudine dinanzi all'inanità dell'essere umano e alla immensità del cosmo, la quale solitudine, dicevamo, nel dare un brivido, come già nel famoso quadro di Caspar David dell'uomo imprigionato sulla scogliera, che però non è altro che in estatica osservazione del mare e del cielo, dicevamo, porterà una scelta. Porterà a una scelta che nel caso del filosofo danese sarà appunto la scelta di un gancio, quindi di un gancio metafisico, quindi di una provvidenza. L'uomo senza una regola, senza una strada, senza un telos, è quindi svuotato di scopo e quindi vive con angoscia la propria condizione esistenziale. Torniamo quindi al concetto originario di pessimismo antropologico, perché dopo il mito di Gige, che ritroviamo in Cicerone nel De Officiis e che ritroviamo anche nelle Metamorfosi, libro settimo di Ovidio, questo pessimismo sarà presente lungo la tradizione cristiana. Pensiamo alla macerazione delle confessioni di Agostino. E nelle confessioni di Agostino, ricordiamo che Agostino era stato un giovane incline al vizio, al gioco, al sesso, alla superficialità, prima di aderire al cristianesimo. Dicevamo, nelle confessioni di Agostino troviamo, come dire, un primo germe di quel soggettivismo che poi tracimerà nell'individualismo e che accompagna l'uomo soprattutto da Descartes in poi, quindi da secoli dopo Agostino. Eppure già lì, a ben vedere, si lancia un primo seme per la soggettività. Non sarà certo la soggettività del cogito cartesiano, non sarà tantomeno quella del soggetto pensante di un John Locke nel Saggio sull'intelletto umano, tantomeno dell'io
categoriale kantiano e dell'io penso fichtiano, siamo ancora molto distanti, anche non solo cronologicamente, ma a ben vedere è nota la pagina in cui Agostino incontra, o meglio si reca ad incontrare Ambrogio e lo scorge mentre è intento in una riflessione solipsistica. Una riflessione solipsistica che è il momento in cui Ambrogio sta leggendo, legge le sacre scritture, ma le legge in solitudine, senza ripetere a voce alta. La riflessione religiosa si fa intimistica e non è più solo un gesto sociale, e non è più quindi un momento di condivisione. Ambrogio, intento, assorto nella riflessione e nella lettura, ripete con le labbra a voce bassa, impercettibile, ciò che sta, quasi una forma di borbottio, ciò che sta leggendo, ciò su cui sta rimuginando. Il Dio che si è fatto carne e che, garantito da una gerarchia rigida, comincia a diventare un Dio confessionale. Siamo, se vogliamo, con un volo di secoli, all'alba di quel Dio confessionale di cui parlerà un altro esponente, potremmo dire, del pessimismo antropologico, e cioè Martin Lutero. L'uomo è macchiato da un peccato originario, l'uomo è un legno storto, dirà Kant. E in questa luce, l'uomo come quindi una creatura imperfetta, l'uomo dominato da impulsi ancestrali, in questa luce, dicevamo, lo coglieremo nei secoli successivi, soprattutto esemplato nella Leviatano di Hobbes. Nel Leviatano di Hobbes, ancora una volta, abbiamo l'esplicita dichiarazione di un pessimismo nei confronti dell'essere umano. Hobbes nel 1651 scrive il Decide, che poi amplierà e diventerà il Leviatano. E lì troviamo la definizione già presente nei Menecmi di Plauto di Homo homini lupus, l'uomo che è il lupo tra altri lupi. Scriverà testualmente Hobbes che è la parura il vero dominus della storia. In una lettera privata Hobbes aveva scritto che egli stesso era figlio della paura, perché era nato mentre sua madre viveva le ore del travaglio, che precorrono appunto il vero e proprio parto, nelle stesse ore in cui arrivavano le truppe di Filippo II, quindi in un momento di vera concitazione. Ecco, la paura come movente dei gesti umani. L'uomo è un lupo tra lupi, si sbranerebbero gli uni con gli altri. L'uomo, scrive più volte Hobbes, è più forte e crudele di un orso, di un lupo. Motivo per il quale si deve recuperare la famosa figura che poi è rimasta esemplificata nella copertina del libro di Hobbes, del Leviatano, di una creatura che affonda, potremmo dire, nel mito e nella tradizione ebraica la sua radice. Una figura quindi archetipica in un certo senso, una creatura mostruosa e gigantesca, quindi spaventevole, la quale rappresenta cosa? Rappresenta il potere centrale e quindi quel potere al quale tutti noi sudditi, infatti alle basi di questo mostro marino, che è un po' un caimano, un po' una balena, alla base di questo mostro marino, dicevo, ci sono creature umanoidi. Siamo tutti noi, la moltitudine degli esseri umani, che quando è conscia, realizza cioè la pericolosità degli uni sugli altri, cerca di sopirla, cerca di spegnerla. E cosa fa? Cede porzioni, potremmo dire, sempre maggiori dei propri diritti naturali, di cui aveva parlato Rousseau, di cui ha parlato Grozio, ora torneremo anche su questi autori, e li cede in cambio della salute, potremmo dire, in cambio della salvaguardia della propria esistenza. Si concretizza nel Leviatano di Hobbes quello che poi Max Weber chiamerà il monopolio della violenza e che Foucault polemicamente richiamerà invece confisca della violenza. Deleghiamo a un corpo centrale la responsabilità
di controllare affinché non ci si sbrani a vicenda. Ecco, nasce quindi il contrattualismo. Un contrattualismo che ritroveremo nel 1688 in Locke, nelle sue opere giuridiche, nelle quali il grande empirista scozzese, prima di appunto approfondire ulteriormente gli studi su come funziona la psiche umana, oggi diremmo di come funzionano gli strumenti gnoseologici di Homo sapiens, metterà in evidenza anche il fatto che sì, è giusto mettere da parte alcuni nostri diritti in funzione della salute del corpo sociale, per evitare appunto il bellum omnia contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, ma alcuni diritti non possono essere delegati all'autorità centrale. Non può essere delegato il diritto di vita o di morte dei sudditi, la proprietà privata deve essere mantenuta integra. Questo concetto di pessimismo nei confronti dell'uomo raggiunge il suo acme, paradossalmente, poi nella critica della ragion pratica di Kant, dove Kant compie un percorso analogo, se vogliamo, a quello dei suoi amati Locke e Hume per superarli. E quindi Kant, oltre che a analizzare, completando il meccanismo di funzionamento che sta dietro alla comprensione del mondo, oggi abbiamo parlato di asse epistemologico, abduzione, induzione, deduzione. Kant parlerà delle due categorie, o meglio, delle due coordinate del tempo e dello spazio, lo spazio verso l'esterno, il tempo verso l'interno, e poi dell'uomo che come un remida inevitabilmente su ogni oggetto di osservazione, dunque su ogni fenomeno, cala una rete di categorie, di causalità, di necessità, di esistenza e via dicendo, le famose 12 categorie su cui tanto si affannò anche tra la prima e la seconda edizione, quella dell'81 e quella dell'86, Kant. Ma qui quello che ci interessa, perché parliamo di solidarietà, è l'uomo kantiano che è un uomo imperfetto. Quindi nella ragion pratica l'uomo kantiano è un legno storto, da cui Isaiah Berlin trarrà il titolo di un suo famoso saggio degli anni 50, nel quale si sottolinea proprio l'imperativo kantiano, cioè il possiamo far ben poco ma dobbiamo farlo. E quindi aderire a quel famoso imperativo, che non è un imperativo ipotetico, if then, se allora, quindi una logica, diciamo, di profitto personale o anche sociale di tipo conseguenzialistico, banalmente, se non commetto reati non vado in carcere, e la versione sociale del se non mangio grassi non aumento di peso, è una strategia che mira a un telos, a uno scopo, ma uno scopo pratico e egoisticamente inteso. Ben più forte, ben più difficile da realizzare è l'imperativo supremo, l'imperativo categorico, quello che pone in essere l'uomo che contiene i propri appetiti egoistici, l'uomo che cerca la verità e che in nome della verità sopisce la propria naturale tensione alla sopraffazione e alla autoaffermazione, potremmo dire. In questo senso, Kant metterà in evidenza come seguire l'imperativo categorico, che lo ricordiamo, Kant declina in tre diverse versioni, ma è alla base di una morale non eteronoma, cioè che viene da fuori, ma è autonoma, endogena, cioè nasce da dentro di noi. Alla base di questo imperativo, dicevo, che ha come suo scopo considerare nella sua dignità, quindi anche con afflato solidaristico e di affratellamento, la creatura umana, alla base di questo ci sarà un conatus, come l'avevano già chiamato gli antichi, gli stoici, come l'aveva recuperato nell'etica Spinoza nel Seicento, e cioè uno sforzo,
ma non uno sforzo solo inteso come voleva Spinoza per mantenersi in vita. Quello è il conatus, diciamo, biologico che la scienza ci dimostra essere insopprimibile e che già Pascal aveva in qualche modo sottolineato, scrivendo in un famoso aforisma che anche l'uomo più infelice, quello che sta per andarsi ad ammazzare, insegue la felicità, quindi insegue uno scopo personale, anche se in quel caso nella maniera più drammatica. Per Kant l'imperativo categorico si concretizza quindi in una vita virtuosa, in una quindi tensione mirante a contenere gli appetiti egoistici, le meschinità, le banalità del quotidiano, ed è conscio il filosofo di Königsberg che questo non sarà assolutamente facile. Anzi, più volte metterà in evidenza Kant, la vita dell'uomo virtuoso, dell'uomo che segue l'imperativo categorico, è una vita dolorosa, una vita fatta di amarezza, una vita, oggi diremmo, frustrante, perché si è circondati dall'egoismo, perché si è circondati dalla violenza. Ma nonostante questo sia ben poco, bisogna pur farlo. Bisogna, in un certo senso, socraticamente, aristotelicamente, autocompiersi. Quindi, essere in qualche modo utili agli altri, ma in quel modo, essendo utili agli altri, quindi solidali, quindi non egoisti, in quel modo essere anche aderenti al proprio telos, che in Aristotele e in Platone era il proprio daimon. Non dimentichiamo che la felicità per i greci era la eudaimonia, e quindi non la felicità dell'edonismo radicale dei presocratici come Aristippo, si è felici in base alla sommatoria delle ore e dei momenti felici vissuti, non la felicità dell'olbios, dell'uomo ricco, del crapulone, del consumista, diremmo oggi, neanche la felicità della macaria, da cui deriva la nostra parola magari, che è una felicità da semidei, una felicità da eroi, una felicità difficilmente sperimentabile, ma la felicità della eudaimonia, dell'autocompimento. Nell'epoca dell'ecletismo, quando la Grecia e la latinità, la grecità e la latinità si contaminano, accade che Epiteto scriverà il famoso aforisma secondo cui bisogna diventare ciò che già si è, che sta alla base poi della più nota frase nietzschiana, che appunto mette in evidenza come la frustrazione e l'angoscia dell'uomo nascano proprio dal non essersi accorti di essere qualcosa di diverso da ciò che già si è, quindi dal dover aderire, aristotelicamente dicevamo, al proprio daimon, al proprio destino. E questo, in qualche modo, contemperando le due diverse pulsioni, le due diverse istanze, le due forze di segno opposto, quella mirante all'autoaffermazione anche violenta e quella invece mirante alla collaborazione. Con Kant quindi viene fuori questa natura ferina dell'uomo, che è insopprimibile, ma che pure può essere controllata. La complessità, potremmo dire, l'essere multistrato dell'uomo verrà fuori nella pittura del Novecento, non a caso nel cubismo di Picasso, non a caso nelle tele di Bacon, che danno di conto della nostra interiorità, dei nostri nodi non sciolti, della nostra primitività. In maniera più evidente, questi temi li metterà in evidenza un pittore surrealista come Dalì, che darà voce al nostro inconscio, quindi alle nostre leve incontrollate e incontrollabili. O le metterà in evidenza Gauguin, che addirittura con le sue vicende personali biografiche si spingerà nelle isole dell'Oceano a vivere un ritorno, un contatto con la natura, quindi un contatto con la natura primigenia di cui noi siamo figli e
e che va solo, come diceva Pasolini dell'Oristea o dell'Oristiade, vanno solo canalizzate. Ma dicevamo, la linea di pensiero del pessimismo antropologico, dell'uomo macchiato da un male radicale, da un uomo che è la feccia di Adamo, come aveva scritto Vico nella Scienza Nuova, troviamo in qualche modo mitigato, ribaltato in una linea che potremmo chiamare dell'ottimismo antropologico, che essa pure trae le mosse, prende le mosse ancora una volta dalle grandi matrici occidentali, quindi da Platone e da Aristotele. Se il pessimismo era invece l'esito dell'anello di Gige di cui ci parlava appunto Platone nel terzo libro della Repubblica, successivamente Aristotele parlerà dell'uomo nel primo libro della Politica come di zoon politikon, come di animale naturalmente votato alla socievolezza. Kant aveva parlato di un uomo che è orientato, o meglio, Kant parlerà di un uomo che è orientato alla insocievole socievolezza, cioè da una contrapposta polarità che mira da un lato alla collaborazione, alla solidarietà, alla cooperazione, e dall'altro alla forza che spinge all'autoaffermazione e quindi anche a gesti assolutamente egoistici e insensibili nei confronti degli altri. In questo senso, Aristotele parlerà di un uomo, appunto, che è votato alla vita nella società, più volte facendo l'esempio del corpo sociale, delle poleis, della polis, come di un grande organismo. E quindi, come in un grande organismo, tutte le parti, tutti gli organi devono fare il proprio compito, alla stessa maniera nella polis tutti devono svolgere un compito che sia di utilità collettiva. A questo proposito, la similitudine è tra l'organo non funzionante, dolorante, che viene coadiuvato dagli altri organi, e quindi, come nel nostro organismo vi è solidarietà tra le varie parti, tra i vari circuiti, affinché vi sia l'omeostasi, cioè vi sia l'equilibrio e quindi vi sia uno stato di salute psicofisica, così accade nella società e così deve accadere anche nelle micro comunità. In questo senso Hegel nella filosofia del diritto del 1817 sarà molto pessimista, perché metterà in evidenza come i momenti dello spirito oggettivo nei quali si sviluppano appunto le piccole comunità, le famiglie o le città, siano di per sé stessi momenti parziali, effimeri, imperfetti e si necessiti di un organo superiore, di uno Stato. Solo lo Stato rappresenta la storia che si è realizzata, quindi tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Il vero vale l'intero, scriverà Hegel. Ma mantenendoci sempre nella dinamica invece abbozzata dagli scritti aristotelici che ci sono giunti su questi temi, ebbene, in Aristotele viene fuori un concetto di partecipazione, potremmo dire, che è un concetto che con Cicerone e con Seneca avranno due letture, potremmo dire, antitetiche. Cicerone parlerà coerentemente alla vera tradizione greca di un essere aperti agli altri, ma a cominciare da quelli vicini a noi. Quindi la gentilezza, da gentes, significa trattare le persone estranee alla propria cerchia parentale come se fossero membri della propria cerchia parentale. Questo significa che normalmente ogni individuo deve curare i propri affetti, deve curare la propria famiglia. Diverso invece il senso di questa lettura che si fa invece negli scritti senechiani,
Perché Seneca scriverà testualmente che siamo tutti membra di uno stesso corpo e quindi riprenderà fedelmente la similitudine con l'organismo, funzionante o meno, fatta nella politica da Aristotele. Per Seneca vi sarà una visione, diciamo, di fratellanza, di solidarietà più olistica, perché facendo il bene del singolo devo anche curarmi di fare il bene del gruppo. In Cicerone ci sarà invece una visione più ristretta, una visione più ristretta. Badiamo bene che su questo tema si è affannato sino ai propri ultimi giorni di vita Charles Darwin. Darwin scrive nel 1871 L'origine dell'uomo, altro testo capitale che però avrà meno successo e susciterà meno polemiche rispetto all'origine della specie, che aveva avuto invece un successo strepitoso e aveva sollevato un polverone, per dir così. E Darwin, come annota nelle sue lettere, fino agli ultimi giorni di vita si arrovellerà su un tema che è quello proprio legato alla eticità senza ritorno. Mi spiego meglio. Si chiederà a Darwin perché le vespe, quando c'è un aggressore, colpiscono l'aggressore con un pungiglione e si suicidano, essendo il pungiglione collegato al loro ventre. Certo, è un gesto estremo, ma come mai accade questo? Come mai la natura, in milioni di anni, ha premiato questo? Non dimentichiamo che vespe, api, e in generale tutti gli animali noti per la loro eusocialità, cioè per essere capaci di società complesse e collaborative, pensiamo anche alle termiti, pensiamo anche alle formiche, sono tutti animali che l'evoluzione ha premiato, perché sono presenti in centinaia di specie diverse e sono presenti sul nostro pianeta da più di 350 milioni di anni. Quindi da un periodo enormemente maggiore rispetto al periodo dal quale sono presenti anche solo i nostri più antichi progenitori, che si fanno risalire a non meno di 5-6 milioni di anni fa. Perché la biologia ha premiato quindi questi meccanismi? Probabilmente perché c'è una risposta evoluzionistica doppia in questo senso, cioè uccidendosi come estrema ratio la vespa o l'ape elimina l'aggressore. Quindi compie un gesto eroico nei confronti dei suoi più vicini, suoi più diretti vicini, salva l'alveare. Ma in realtà, a ben vedere, non fa solo un gesto di mero olismo, quindi siamo tutti membri di uno stesso corpo, mi uccido e salvo il gruppo. È più sottile l'aspetto, perché la natura ha premiato quei meccanismi che in situazioni estreme facilitano la diffusione del co proprio codice genetico. E la vespa o l'ape, uccidendosi, perpetua il proprio codice genetico, innanzitutto, perché salva, innanzitutto, tra gli altri, i propri parenti, diciamo così, e quindi coloro i quali hanno in sé parti di DNA identiche alle sue. Quindi perpetua egli stesso, cioè la sua soggettività, oltre che tenere, diciamo così, salvo l'alveare. Questo aspetto è stato lungamente dibattuto e sembrerebbe essere confermato anche da studi recenti, come quelli della famosa teoria del defector di cui parla il professor Telmo Pievani, e cioè si è dimostrato in più studi tra diversi gruppi sociali che quando il gruppo è molto piccolo, essere dei defector, cioè dei disobbedienti alle regole, in sostanza coloro i quali non si occupano del bene degli altri, ma solo del proprio, anche infrangendo le regole quando sanno di non essere, come nell'anello di Gige, puniti, questo comportamento risulta vantaggioso, ma solo quando il gruppo è molto piccolo. Nella competizione tra gruppi molto ampi, pensiamo alle nazioni, vince il sistema che invece è votato alla eguaglianza, alla responsabilità, quindi anche alla solidarietà. In sostanza, quando a competere non sono piccoli clan, ma sono gruppi enormi o addirittura intere specie, si avvantaggiano maggiormente quelle specie che
che appunto sono votate alla eusocialità e quindi a quel comportamento che mira anche alla salute del vespaio o dell'alveare. Questo tema mi fa venire in mente anche un altro aspetto che appunto riguarda le nostre questioni sulla solidarietà, e cioè che lungo il 600 e anche nel primo 700 si era diffusa la scuola, diciamo così, o meglio la tendenza dei cosiddetti libertini, i quali anche sotto il profilo socio-economico ritenevano di compiere invece dei gesti tutt'altro che esecrabili nello scatenarsi in un consumismo, in una lussuria estremi. Questi libertini, che quindi appunto hanno poi generato il sostantivo aggettivato che usiamo noi, quindi una parola che richiama subito all'eccesso, all'indifferenza nei confronti degli altri, allo scatenamento pulsionale, queste persone erano convinte, e vi era tutta una, diciamo così, una scuola di pensiero che le sosteneva, che economicamente esse avvantaggiavano il gruppo. Ovvero, la loro città, la loro società si avvantaggiava del fatto che loro fossero così inclini, per esempio, al consumo, perché facevano circolare la moneta. Celebre è un libello che poi fu rielaborato e diventò un vero e proprio trattato in più volumi, intitolato La favola delle api di Mendeville, opera che mira a dimostrare, diciamo così, la tesi, oggi potremmo dire neoliberale, di capitalismo senza obiezioni, cioè chi si comporta in modo troppo equilibrato risparmia, non è incline al consumo, è regolare, rispetta le leggi, a lungo andare fa appassire la società nella quale vive. Società che invece si arricchisce paradossalmente grazie a chi eccede, a chi anche infrange la regola, a chi consuma. Ecco dunque lo scatenamento pulsionale dei propri istinti. Disegno diverso sarà nella 1700, la teoria dei sentimenti morali di Adam Smith. Perché è vero che Smith scriverà dicendo poi di bruciarle, e fortunatamente, come è capitato per Kafka e per tanti altri, i suoi sodali non hanno obbedito alle sue prescrizioni. E quindi scriverà la famosa teoria economica, La ricchezza delle nazioni, che tanto viene citata anche a sproposito, a famoso della mano. A proposito della famosa mano invisibile che in qualche modo governa su tutto lo scambio mercantile. Una mano invisibile che ci ricorda, se vogliamo, il dio di Berkeley, il terzo dei grandi empiristi, oltre a Locke e a Hume. Berkeley che appunto metterà in evidenza come è la mano di Dio, o meglio, è l'occhio di Dio che osserva ciò che noi non osserviamo, perché lo ricordiamo, Berkeley è rimasto famoso, adesso è stato eternato dando diciamo così, i natali a una delle più prestigiose sedi accademiche del mondo, ma Berkeley è stato uno dei più, se vogliamo, spinti empiristi, tant'è vero che scriverà che esse est percipi, cioè essere e essere percepiti. Esistere e essere percepiti, dando quindi al dato sensoriale la preminenza della conoscenza. Ebbene, Berkeley metterà in evidenza come un albero che cresce in una foresta lontana 1000 miglia non esiste davvero se non lo osserviamo. Qui gli addentellati, come dire, le parentesi sarebbero molteplici, si potrebbero aprire parentesi pertinenti alla fisica quantistica, non è il tema della nostra riflessione, quindi quel garante dell'esistenza di tutto ciò che non cade sotto i nostri sensi, che è la gran parte del mondo, dei fenomeni, perché sono osservati dagli occhi di Dio. Ecco, questo è il garante. È il garante dal punto di vista dei fenomeni che non cadono sotto i nostri sensi. Il garante, invece, dei meccanismi economici, in Adam Smith era la mano invisibile. Ma Adam Smith, dicevamo, ci interessa per la nostra trattazione in questo caso perché scrive anche un'altra opera intitolandola Teoria dei sentimenti morali e nella prima parte di quest'opera parla ampiamente della empatia e mette in evidenza il famoso esperimento mentale del mimo, e cioè scrive che
Quanti di noi passerebbero notti agitate e insonni dovendo scegliere tra farsi amputare il proprio dito mignolo e salvare milioni di vite in Cina? È un paradosso, ovviamente. All'epoca neanche si sapeva che se perdi il dito mignolo perdi quasi il 50% della capacità prensile e della forza nell'arto pentadattilo. Ma al di là di questo, molti, diceva Smith, se ne importerebbero poco di milioni di morti a migliaia di chilometri. Del resto, anche oggi i TG, i media, seguono il criterio della notiziabilità, e il criterio della notiziabilità riguarda il fatto che fanno più rumore 3 morti nella propria città che 3.000 in un altro continente. Ce ne curiamo poco. Le pagine di politica estera o di cronaca estera sono sempre le meno seguite, a meno che non accada qualcosa di particolarmente significativo che si riverbera nella nostra quotidianità. Ma i giornalisti questo lo applicano tutti i giorni, appunto. Il criterio di notiziabilità si basa meramente sulla distanza geografica, o diremmo oggi anche sulle conseguenze economiche, di un dato fattuale. Quindi 3 morti nel proprio quartiere, se è stampa locale, o nella propria città, nella stampa, diciamo, più generalista, fanno molta più audience, diremmo oggi, generano molta più attenzione rispetto a 3.000 morti, magari, per il crollo di un ponte dall'altra parte del mondo. Ecco, alla stessa maniera, la notiziabilità, chiedo scusa, la sensibilità nei confronti dei cinesi che potrebbero morire se il soggetto non sacrificasse il proprio dito mignolo sarebbe prevalente. Però dice Smith: sì, sarebbe prevalente, ma rimarremmo sgomenti da una scelta del genere, cioè sapremmo che c'è qualcosa che non va, un po' come le leggi morali inscritte in noi a cui fa riferimento nell'Antigone Sofocle o nel Prometeo incatenato Eschilo, leggi che nessuno sa quando sono state scritte, ma che pure restano tali e che quindi affondano archetipicamente le radici nella nostra esistenza più remota, probabilmente perché un comportamento di quel tipo si è rivelato più funzionale in termini evolutivi rispetto a un comportamento invece votato solo al piacere personale. Ebbene, dice Smith, per l'uomo è importante rispondere anche a un fantasma interiore. Potremmo dire che è un'anticipazione del grillo parlante di Pinocchio in Collodi. Potremmo dire anche, se vogliamo, che è il daimon aristotelico e platonico, cioè è la voce di dentro, come la chiamerà Edoardo. È la voce di dentro che ci dice che abbiamo sbagliato. E ci dice che abbiamo sbagliato e ci lascia sgomenti perché uno dei bisogni dell'uomo è anche quello di avere una buona reputazione, è anche quello di essere riconosciuto come una persona giusta e generosa. E quindi ci farà male, in sostanza, rispondere negativamente a quella provocazione. E, come farà la maggioranza degli individui, non importarci di quello che succederà, di quello che sarà il destino dei cinesi. L'empatia, dunque, l'apertura all'altro. I neuroni specchio hanno confermato che l'uomo, in effetti, si è avvantaggiato di questa capacità di creare, come diceva Kant, un ponte empirico con chi è lontano da noi. E questo lo aveva già intuito, oltre che parlando di Appetitus Societatis, o meglio di Zoon Politikon, Aristotele nel libro primo della politica, anche un contemporaneo del già citato Hobbes, che sarà sul fronte, diciamo, opposto rispetto a Hobbes stesso, Ugo Grozio. Ugo Grozio, che fu un genio precoce, tanto è vero che ottenne una enorme collare in oro e smeraldi dal re d'Olanda come premio per aver discusso abilmente, difeso abilmente la corona olandese in una querela giuridica. Nella fattispecie si trattava di giudicare a chi attribuire delle ricchezze ritrovate in una nave che era andata a fondo in acque territoriali portoghesi e quindi che poteva essere appannaggio, come probabilmente era, della flotta portoghese o degli olandesi che l'avevano trovata. Grozio discusse, benché giovanissimo, in maniera brillante le argomentazioni in favore della corona olandese, facendo vincere appunto la corona olandese stessa. Quegli appunti gli sarebbero serviti per il suo capolavoro intitolato De Iure Bellis Ac Pacis del 1651, un'opera che lo rese celebre. Tra l'altro, ebbe anche poi una vita piuttosto rocambolesca, tant'è vero che fu incarcerato e finì, pare, aiutato dalla moglie in una cassa di legno contenente libri e che invece conteneva il suo corpo.
Tanto è vero che vi era nel 600 il motto che Grozio era un uomo che si era salvato grazie ai libri, e questo sia per la sua sterminata cultura, sia anche proprio probabilmente per questa vicenda biografica realmente accaduta, anche se un po' romanzata. Grozio è quindi il grande campione della giusnaturalismo, scrive in quel saggio che la guerra deve essere una guerra giusta, non come la intendiamo oggi noi occidentali, ma deve essere giusta nel senso che deve essere organizzata razionalmente. Siamo, non dimentichiamolo, agli inizi di quello che poi nel Settecento sarà il secolo dei lumi, quindi siamo in un'epoca in cui si concepisce il mondo come un grande meccanismo, come qualcosa che deve essere, come aveva scritto già Telesio, concepito e manipolato. Dell'essere a metà strada tra un istinto prevaricatorio, diremmo oggi, e un appetitus societatis, cioè una naturale tensione, come voleva Aristotele, a comportamenti anche altruistici e solidali. Di questo tema, a questo proposito, si occuperanno anche due importanti autori del Novecento, come Alfred Adler e Hannah Arendt. Alfred Adler è riconosciuto come uno dei padri della teoria psicoanalitica, dalla quale poi comunque si distaccò, e Adler è noto soprattutto proprio per aver scritto della naturale tensione dell'uomo a contrapporre due energie, diciamo così, di segno evidentemente opposto. Adler, che era affetto dall'achitismo e aveva anche plurimi quadri patologici, probabilmente anche per vicende personali, aveva sperimentato cioè il senso di inferiorità. In particolare Adler mette in evidenza come il senso di inferiorità, di minorità, è forte nel bambino. Il bambino già Montaigne aveva scritto che è nelle mani letteralmente della madre che ne può disporre del male o del bene, se farlo vivere o se farlo morire, se nutrirlo o meno. Il Grozio, quel bambino sperimenta inizialmente il rapporto simbiotico con la madre, poi sperimenta quella che Lacan chiamerà la ferita narcisistica, il distacco dal seno e dal corpo materno, ma poi sperimenterà anche con crescente frustrazione quel senso di impotenza nei confronti degli adulti che agiscono sul suo corpo e dei quali egli dipende. Ecco che così, in qualche modo, egli sperimenta una pseudo-nicciana volontà di potenza, che sarà meglio qui definire una volontà di autoaffermazione, e quindi un volersi autoaffermare. Dicevamo, Adler, probabilmente anche per ragioni personali, aveva sperimentato con durezza la difficoltà di una menomazione fisica e quindi l'essere sempre subalterni, oltre che oggetto di sguardi indiscreti e magari anche emarginanti. E questo portò Adler a mettere in evidenza questo elemento di negatività che si trasforma poi in una voglia di autoaffermarsi. Questa voglia di autoaffermarsi si scontra però con una altrettanto forte pulsione alla collaborazione. Ecco dunque pessimismo e ottimismo antropologico. In Adler, cioè, l'uomo non è solo votato egoisticamente al soddisfacimento dei propri bisogni, ma anche alla collaborazione, perché in età giovanile sperimenta che il mondo degli adulti va sì superato, vanno sì rotti gli schemi precedenti. La famosa seconda nascita dell'adolescenza, quando l'adulto, quando ti cominci a fare adulto e vuoi costruire un tuo mondo. Ma dice Adler, l'uomo giovane sperimenta anche una costellazione parentale, cioè una rete di amici, di parenti, di persone vicine con le quali egli condivide stati emotivi positivi e quindi non più soltanto uno stato di subalternità, uno stato di inferiorità. Ecco dunque che nell'uomo sono compresenti. Quindi, da un lato la forza in qualche modo centrifuga e dall'altro una forza centripeta, cioè da un lato una tensione agli altri, che può anche diventare altruismo e solidarietà, dall'altro invece un senso invece mirante all'autoaffermazione. Temi che in qualche modo abbiamo visto aveva sfiorato già indirettamente parlando di empatia nella teoria dei sentimenti morali Adam Smith. Sul tema della
naturale tensione dell'uomo a essere animale sociale, si soffermerà anche Hannah Arendt. Hannah Arendt, infatti, da giornalista del New Yorker, famosa rivista statunitense, si recherà a seguire il processo di Gerusalemme, che sappiamo è durato circa un anno tra il 62 e il 63, e mise alla sbarra Eichmann, uno dei pochi gerarchi nazisti che non era stato coinvolto nel più noto processo di Norimberga 10 anni prima. Seguendone le udienze, Hannah Arendt raccoglierà materiale che poi elaborerà nel famosissimo saggio intitolato La banalità del male. E quindi la famosa riflessione su come un omino di mediocre intelligenza fosse stato e si fosse anche autodichiarato un mero esecutore e non, come ci potevamo immaginare, una creatura diabolica, vampiresca, assatanata di sangue. Il male nelle fattezze di un individuo normale, tra virgolette, per quanto Eichmann avesse dei tratti personologici tendenti anche a un certo narcisismo, però fondamentalmente persone normali. Ma Hannah Arendt mise in evidenza, ed è l'aspetto che qui vorrei sottolineare, come nella drammatica cronaca della reclusione nei lager nazisti non erano mancati episodi controintuitivi. Mi riferisco a numerosi episodi di collaborazione, di altruismo, di generosità, alias di solidarietà, tra persone facenti parte di famiglie diverse. Stiamo parlando di un contesto in cui, per ragioni climatiche, per ragioni anche proprio di fatica, di violenza, di carenza di calorie, si era veramente ridotti al livello del mors tua vita mea di antica dizione. E quindi collaborare, condividere, erano verbi certamente desueti, potremmo dire controintuitivi. E invece, probabilmente, ancora una volta, ed è la riflessione che ci invita a fare Hannah Arendt, ancora una volta lo zoon politikon era venuto fuori, sia pure in condizioni così drammatiche. Ecco dunque che per Hannah Arendt la dimensione dell'uomo si può estrinsecare in tre diverse modalità: quella dell'animal laborans, che è la maggioranza, che rappresenta cioè l'uomo tipico orientato al soddisfacimento di bisogni corporali, di bisogni primari, quindi spesso inconsapevole consumatore. Poi c'è l'uomo, ma è un uomo faber, che è un uomo quindi tutto votato a stabilizzatori del proprio benessere. Diciamo che l'uomo degli anni 2000, che grazie alla tecne riesce a controllare, o si illude di farlo, il mondo esterno, riesce a migliorare le proprie performance e quindi diventa qualcosa di più che un semplice animal laborans. E poi vi è, ma chiaramente stiamo parlando, come dire, di una morale post-convenzionale, per dirla con Kohlberg, cioè di una morale che germoglia in noi stessi come l'imperativo categorico di kantiana matrice, e cioè lo zoon politikon, cioè quell'individuo che si rende conto che facendosi solo gli affari suoi esprime solo una parte del proprio potenziale, vive una vita tiepida, vive una vita mediocre, nel senso deteriore del termine, non nel senso dell'aura mediocritas dello stagirita, e quindi vive un'esistenza banale. A questo punto, per esprimere tutto il proprio potenziale, quindi le proprie intelligenze multiple, come dicono le neuroscienze degli ultimi decenni, l'intelligenza emotiva, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza verbale, l'intelligenza anche relazionale, è necessario non tacitare, non silenziare la nostra tensione all'altro. E quindi non, come voleva Sartre, l'inferno sono gli altri, ma gli altri sono l'occasione di incontrare l'assoluto, come scriverà in Totalità e Infinito il filosofo lituano Emmanuel Levinas. Nel 1766, su questo tema si era soffermato l'abate Genovesi, che è stato il primo docente di economia d'Europa. Egli aveva scritto nella sua prolusione iniziale, introduttiva al corso, che sì, lo studente di economia doveva in qualche modo incarnare l'homo economicus, quindi l'algido calcolatore, tutto raziocinio, tutto profitto, tutto analisi, ma doveva piegare questo suo raziocinio anche a un bene che non fosse solo egoistico e quindi anche a un sovrappiù, e gli parla di una eccedenza, a un'eccedenza che non deve essere però un'accumulazione egolatrica, narcisistica,
ma deve essere invece un sovrappiù che produciamo per il benessere della comunità della quale facciamo parte e che l'evoluzione probabilmente ci dimostra essere l'unica chiave, ecco i motivi di attualità di questa parola, l'unica chiave per poter affrontare le sfide ambientali, le sfide delle risorse energetiche, le sfide educative, le sfide culturali di questo nostro scorcio di millennio che si è aperto, come dicevamo, con dei cigni neri, come diceva Taleb, cioè con degli eventi assolutamente inspiegabili e fuori da ogni previsione. Pensiamo alle Torri Gemelle, pensiamo alla guerra asimmetrica, pensiamo a Obama che va alla Casa Bianca, pensiamo al Papa Ratzinger che nel 2013 abdica, cosa che è accaduta solo 6 volte nella storia bimillenaria della Chiesa di Roma, pensiamo anche alla recente pandemia e sarebbero altri, anche tanti altri, gli aneddoti e gli accadimenti da rammentare qui. Pensiamo alla crisi 2008-2010 che è paragonabile per portata economica, per perdita di posti di lavoro solo alla crisi del 1929, il famoso crollo del lunedì nero di Wall Street. Quindi questo secolo possiamo affrontarlo con maggiore serenità solo grazie a un recupero di un comportamento altruistico che del resto l'epopea umana ha dimostrato essere vincente. La storia dell'uomo parte probabilmente molti, molti miliardi dopo quella della nascita della vita sul nostro pianeta. Si è calcolato che l'universo ha un'età di 13,78 miliardi di anni e che solo 3 miliardi e mezzo di anni fa, quindi oltre 10 miliardi dopo, è iniziata la vita sul nostro pianeta. Ma da 3 miliardi di anni fa, per arrivare all'uomo, dobbiamo arrivare invece a non più di 3 milioni e mezzo di anni fa. Quindi milioni di altre specie viventi ci hanno preceduto. E dobbiamo, tra virgolette, ringraziare quel fenomeno su cui tanto si sta discutendo proprio in questi giorni sui giornali, che fu probabilmente una pioggia di meteorite, non un singolo meteorite come si pensava nell'attuale New Mexico, una pioggia di meteoriti 65-66 milioni di anni fa a generare quel grande mutamento climatico che cagionò la fine dei grandi dinosauri che avevano dominato, non lo dimentichiamo, 150 milioni di anni e l'evoluzione di quella parte minima, forse il 20%, forse meno, di specie viventi che sopravvisse a 10.000 anni di mutamenti, 10.000 anni di mutamenti climatici. La polvere sollevata, l'energia sprigionata, si è calcolato, era migliaia di volte superiore a quella delle bombe atomiche sganciate su Nagasaki e su Hiroshima. Quindi fenomeni tellurici, fenomeni atmosferici che noi non possiamo neanche immaginare. E solo, dicevamo, dopo migliaia di anni si è cominciato a concretizzare quel percorso che ha portato ai mammiferi e con i mammiferi ai primati, alle circa 400 specie di primati che si contano oggi. E non dimentichiamo che ciò accade a partire dagli australopiteci, in particolare il Robustus e l'Aferensis, e da quella famosa nostra progenitrice chiamata Lucy, di cui abbiamo recuperato 52 ossa nel novembre del 1974 e che rappresenta la nostra più antica progenitrice, o comunque il più autorevole e noto tra i nostri vecchi antenati, dalle quali poi si è dipanata una lunga storia che è arrivata sino all'età della pietra, che parte 3 milioni e mezzo di anni fa e finisce con l'agricoltura, grosso modo, 10.000-12.000 anni fa, e poi l'età dei metalli. Non dimentichiamo che gli autori che spesso citiamo, come Aristotele, Platone, Democrito, eccetera, sono tutti all'interno dell'età del bronzo, dell'età del ferro, che inizia 3.000 anni avanti Cristo e finisce intorno al primo secolo avanti Cristo. Prima c'era stata l'età invece del rame, che era invece diciamo la fase finale del neolitico e quindi la fase nella quale era cominciata la domesticazione dei primi animali, il cavallo, il suino, i buoi, eccetera, e successivamente le prime fasi dell'agricoltura. Da quel momento inizia la forma di vita associata che l'antropologia hanno dimostrato essersi rivelata vincente,
vivere in gruppo, dividersi i ruoli, si è rivelato vincente. A questo proposito, seminali sono stati gli studi compiuti dal padre della sociologia, Émile Durkheim, che ci ha lasciato, oltre a un saggio importantissimo sul suicidio, fu il primo a intuire che il suicidio ha diversi moventi, ha un movente derivante dall'angoscia, dalla depressione, ma anche un movente, come dire, di spettacolarizzazione, quindi una richiesta di attenzioni, o vi è anche il suicidio come quello dei kamikaze o come quello delle vespe che abbiamo citato, che ha una funzione sociale. Ma oltre a questo, Durkheim, al quale dobbiamo la visione dei fatti sociologici in maniera olistica, quindi come insieme di fatti misurabili e verificabili, ma nelle loro varie interconnessioni, quindi uno sguardo che si orienta alle relazioni tra fenomeni, non tra singoli atomi fattuali, a Durkheim dobbiamo appunto la famosa distinzione, ancora oggi in atto, tra società semplici e società complesse, e quindi tra gruppi umani come potevano essere quelli della proto o preistoria, dei periodi citati, e i gruppi umani invece più organizzati, dove si verifica quella che egli chiama la società segmentaria, cioè la divisione dal lavoro. La divisione in gerarchie, la divisione del lavoro rappresenta uno dei primi momenti fondamentali per la vita associata, dove ci si avvantaggia reciprocamente del lavoro, delle attenzioni, delle attività altrui. In questo senso, quindi, gli studi di Durkheim sono assolutamente attuali, perché ci aiutano meglio a interpretare ciò che sta accadendo alla nostra società. Dobbiamo ricordare, proprio per dare un senso anche alla parola solidarietà, che non soltanto, qui ho spostato qualcosa, non soltanto nel tempo di Hannah Arendt, ai tempi dei campi di concentramento, vi erano stati comportamenti strani, controintuitivi, ma anche, per esempio, di recente, o comunque in tempi a noi ben più vicini, si sono verificati episodi controfattuali. Pensiamo, per esempio, a ciò che è accaduto nella famigerata data dell'11 settembre 2001 in una piccola città del Canada di nome Gander, dove furono costretti ad atterrare circa 7.000 passeggeri di 28 aerei che furono costretti ad atterrare lì come primo approdo, in quanto si era preso a livello internazionale il provvedimento di chiudere i cieli. Ebbene, nei giorni, nelle ore, nelle giornate successive a quell'evento, la comunità di quel paese mise in tra parentesi le proprie priorità, le proprie abitudini, e accolse con grande delicatezza e con grande empatia, diremmo, questi sconosciuti, ai quali furono offerti non solo un cibo e un tetto, ma anche parole di conforto, ma anche sostegno psicologico, anche tramite professionisti del settore. Ebbene, questo non sarebbe accaduto. Anche durante la pandemia vi è stato certo uno scatenamento abissale, ma anche ci sono state forme di collaborazione. La morale, come si dice in gergo, la conclusione è che se noi vediamo i dati di vendita nell'ultimo anno di Maserati, di Porsche o delle grandi griff di Muda, mai come in questi anni queste aziende hanno generato profitti. Addirittura la Cadillac ha venduto come mai nella sua storia. Significa che, come cantava Vasco Rossi, ci si è resi conto che la vita è una sola, e quindi, vista l'estrema caducità dell'essere umano, meglio godercela. Però questo godimento è un godimento vuoto. Siamo tutti consapevoli che non è nel materialismo, non è nell'acquazione a ripetere del consumo che ci viene veicolato dai media e dagli spot televisivi, non è in questo che noi esplicitiamo noi stessi. Siamo tutti consapevoli che è una grande giostra, che è un carnevale persistente, che vi è in atto una regressione ludica nella quale abbiamo delegato e deleghiamo continuamente gli altri. Pensiamo al dissapore, al disincanto, al cinismo con il quale non ci rechiamo più neanche a votare, con il quale assistiamo al cosiddetto teatrino della politica in televisione o nella rete web. Ebbene, forse è arrivato il momento di rendersi conto che, non gettando il bambino con l'acqua sporca e quindi mettendo in congedo le invece straordinarie conquiste della tecnica, della scienza, della robotica,
ma mutuandole verso qualcosa che ci aiuti per esempio a porre rimedio ai guasti dell'inquinamento. Solo in questo modo possiamo veramente recuperare dignità alla vita umana e tra l'altro anche mettere in atto un comportamento funzionale, perché se abbiamo messo il denaro al centro di tutto, ma poi rischiamo di estinguerci, e questo è un problema che già i nostri nipoti dovrebbero affrontare, visto la scarsità delle risorse energetiche, visto il surriscaldamento globale, si è calcolato che con 1,5 gradi in più, metà della temperatura media annua, metà delle specie viventi potrebbe scomparire, e sono migliaia le specie viventi che scompaiono ogni anno. Da quando esiste l'uomo come agricoltore, 12-13 mila anni, abbiamo distrutto il 47% degli alberi di tutto il pianeta Terra. Ogni giorno in Venezuela si deforesta un campo grande quanto un campo di calcio. Ogni giorno. Quindi, se tutto questo non diventa non un'agenda teorica, ma un fare quotidiano che ci porta anche ad essere, appunto, come si diceva, gentili, quindi rispettosi degli altri, evitando di cadere nella famosa dark triad del narcisismo, della psicopatia o del machiavellismo, quindi dell'essere algidi, manipolatori e votati solo al proprio profitto, beh, solo in questo modo potremo raggiungere le risultanze che tutti speriamo per i nostri figli, per i nostri nipoti. Io credo che nulla di più significativo per chiudere questa diretta è il messaggio che ci è raggiunto in tempi, tra virgolette, non sospetti, da un sceneggiatore, giornalista e poeta come Goffredo Parise, che fu tra l'altro anche amico di Eugenio Montale. Parise scrisse un articolo il 30 maggio del 1974 nel quale addirittura scriveva il rimedio è la povertà. Parlava dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo, che compra cretinissime barche, che sembra un affamato nevrotico e che quindi vive una felicità da indebitato, sembra una cronaca presa dai giorni nostri, dalla coazione a ripetere al consumo, dal trovare soddisfacimento solo dai beni materiali, dall'aver rinunciato ad essere migliori, dall'essersi accontentati, come scrive Tom Wolfe, della versione minore di sé. Sembrano pagine scritte adesso, sono state scritte quasi 50 anni fa, era il maggio del 74. Forse con una riflessione un po' più aperta e più compiuta su questi temi, potremo almeno salvare questo pianeta. Io con questa riflessione avrei concluso, vi do appuntamento, scusandomi per i problemi tecnici del precedente video, vi do appuntamento con l'abecedario filosofico per la prossima domenica, sempre alle ore 8:30, questa volta dopo la S parliamo della lettera T e il lemma sul quale ci concentreremo sarà la parola tribù. Buon proseguimento.